Ciao a tutti e ciao. Bentornati nel nostro canale. Nel video di oggi vi racconteremo perché abbiamo scelto il nostro camper. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se questo video vi piacerà e di attivare la campanella per ricevere tutte le nostre notifiche. Parliamo di un camper motorhome del 94, di cui tra l'altro avevamo già parlato in almeno due video precedenti, Camper Tour parte 1 e Camper Tour parte 2, che vi lasciamo da qualche parte qui in alto. È un motorhome appunto della VAS, valorizzazione a reti speciale, questa azienda che era di Calenzano in provincia di Firenze. Parlo al passato perché poi è un'azienda che nel frattempo qualche anno fa ha chiuso battenti, ha riaperto sotto altre spoglie, oggi si chiama Professione Camper, ma non si occupa più della produzione di camper ma soltanto di lavorazione, arredi e in generale lavorazioni aftermarket, manutenzione, insomma tutto quello che fa oggi un'azienda che si occupa di riparazioni camper. Però dicevo, era un camper del 94, un modello New Line Europe 650, quindi un mezzo lungo 650, 6,5 metri, alto 2,80 metri, parliamo di un mezzo completamente monoscocca in vetro resina, e anche di questo ne avevamo già parlato, con cellula montata su motorizzazioni Iveco Daily 3512. Parliamo quindi di un motore Sofim 81-40-47, per intenderci il 2.5 TDI da 116 cavalli con intercooler. Entriamo però nel succo del discorso. Perché abbiamo scelto questo camper? Perché ci piace. Chiaro no? Chiaro no? Sì, ovviamente. Comunque, un piccolo preambolo. Noi, prima di comprarlo, cercavamo una tipologia di camper che era totalmente diversa. Un semi-integrale, un camper con letto in coda, 9C nautico, frigo grande, doccia molto grande rispetto a quella che abbiamo, separata dal bagno, separata ovviamente. Dal bagno, comunque anche adesso è separata, ma più piccolina. Non ci piaceva l'idea del basculante neanche. No, non troppo. No. Ma soprattutto avevamo un budget molto più basso. Quindi, con in testa la tipologia di camper che volevamo, abbiamo iniziato una ricerca sfrenata del camper, durata da settembre 2020 a novembre 2020 circa, quindi in pieno patatrack. Sì. Non ci si poteva muovere, non ci si poteva spostare tra regione e regione, però approfittando dei momenti di via libera abbiamo girato praticamente tutto il nord Italia fino ad arrivare a San Marino, ma mai nessun camper ci ha convinto. Arriva una sera, esce un annuncio di un camper fatalità fuori, cioè attaccato a casa nostra, dietro a casa nostra, ci piace, andiamo a vederlo. Come dicevo, era un camper un po' fuori budget, però come siamo arrivati e come siamo entrati, ci siamo innamorati. Abbiamo detto, se non sarà lui, tutti i camper che vedremo da oggi al futuro li continueremo a paragonare a questo. Quindi facciamo un'offerta. La sera stessa quindi abbiamo fatto un'offerta, c'è stato un po' un dibattito, siamo arrivati al dunque e il pomeriggio del giorno dopo il camper era nostro. Siamo andati a prenderlo. Sì, siamo tornati a casa, era il 10 novembre 2020. Questo camper, come vi anticipavamo, era ed è molto diverso dallo standard e dal tipo di camper che noi stavamo cercando. Ve l'ho già detto, Dara non aveva il letto fisso in coda, il frigo era piccolino, non aveva pannelli solari, era più vecchiotto rispetto agli anni, al target di anni che noi stavamo cercando. Insomma, aveva qualcosina che non rientrava proprio nella nostra visualizzazione di camper. Sta di fatto che, come dicevo Dario, siamo entrati dentro, ci siamo innamorati follemente. Ripeto, forse non l'ho detto nella premessa del video, stiamo parlando comunque di un camper del 94. Un vecchietto che però porta molto bene i suoi anni. Vabbè, sta di fatto che ci siamo innamorati di questo mezzo. Perché ci siamo innamorati? Presto fatto. Ci siamo accorti che aveva una disposizione interna, un layout interno degli spazi e degli arredi che era perfetto per noi. Sapevamo che avremmo viaggiato in due, con due cani, sapevamo che non avremmo avuto l'esigenza di accomodare all'interno più di noi quattro, per intenderci, quindi non avevamo grandi pretese in termini di posti letto. Il grande basculante col quale era equipaggiato era già sufficiente per noi, quindi abbiamo iniziato già a visualizzarci qui dentro e ci siamo accorti che effettivamente la disposizione interna e il modo con cui appunto era equipaggiato questo camper per noi rappresentava sicuramente il concetto di casa che aveva spinto poi le nostre ricerche. Vivibilità, dicevo, però degli interni stupenda, divisione praticamente quasi netta, nonostante non ci sia un separare una porta tra la zona cucina e la zona soggiorno, la zona living, chiamiamolo così. Bagno separato, con doccia separata, spazi enormi, spazi di stivaggio gigantesco, ma perfetto. E effettivamente poi ha rispecchiato quelle che erano le premesse, perché in questi mesi, quando siamo partiti,
noi a tutt'ora ci sentiamo di vivere all'interno di una casa a 360 gradi, a tutti gli effetti. E quante volte lo ripeteremo all'infinito, ci giriamo, lo guardiamo e diciamo che bella casa nostra. E non ci manca assolutamente niente, anzi qua dentro in questo camper la cosa che più ci piace in assoluto è che riusciamo, quando il tempo fuori è così così, riusciamo a mangiare perfino in otto. Si potrebbe fare anche in 9, però dai, non azzardiamo. Sì. Ma è veramente accogliente, è stupendo ed è la casa che noi volevamo. Abbiamo fatto benissimo a sceglierlo, nonostante fosse diverso rispetto a come lo desideravamo all'inizio. Ma sarà veramente soltanto così stupendo e spettacolare questo mezzo o anche qualcosina che insomma potrebbe non piacere a tutti? Per rispondere a questa domanda vi elenchiamo i suoi punti di forza e punti deboli. Iniziamo con i punti di forza. Allora, se non si fosse già capito, uno dei punti di forza principali di questo mezzo sono gli spazi interni, la disposizione, il layout in generale interno. È un camper che ha degli spazi stupendi, ampi, ha una luminosità, sia per il fatto che appunto è un motorhome, anche per il fatto che sia un motorhome equipaggiato anche con un parabrezza più grande della media, ha una super luminosità interna, abbiamo un sacco di oblò sul tetto, un sacco di finestre laterali sul retro, quindi il camper è straspazioso e straluminoso. Possiamo dire che è un cinema quasi? No, è un cinema. Abbiamo un cinema, cioè, il nostro parabrezza è il nostro cinema. 4D. Perché? È pure il vento, ti senti tutto quanto. 4D. Altro punto di forza, che è sicuramente un punto di forza soggettivo, perché indubbiamente per qualche altro camperista questo potrebbe non essere un punto di forza, ma per la nostra esperienza di viaggio fino adesso lo è stato sicuramente, è il WC. Essendo equipaggiato con un WC nautico, questo per noi ha rappresentato davvero un punto di forza, perché ci ha sempre fornito fino adesso un livello di autonomia esagerato. Per dare qualche dato, non è mai successo che terminassimo l'acqua e quindi di doverci muovere per andarci a riempire d'acqua prima, o meglio dopo, sì, che terminassimo l'autonomia nel nostro WC nautico. È un'autonomia praticamente che non abbiamo mai portato a termine noi, ma sì, credo che almeno per 10 giorni e credo anche qualcosina di più siamo a posto con il nostro WC nautico. Quindi questo ci ha regalato grandi gioie, perché insomma ti dà un'autonomia che non è quella della cassettina, che ogni due giorni poi in base ai litri della cassettina comunque richiede lo svuotamento. Ci sono anche altre soluzioni oggi, WC secchi, WC compostabili, però nel nostro caso la soluzione era perfetta perché ci dava grandissima autonomia. Altro punto di forza, la costituzione della cellula. Parliamo di una cellula in monoscocca ed in vetro resina, quindi di una cellula praticamente quasi di tutte esente da infiltrazioni, molto solida, esente da ruggine, non dimentichiamocelo, e appunto esente da infiltrazioni. Questo di fatto ci ha permesso di viaggiare anche lì con tanta tranquillità e avendo un po' meno occhio di riguardo a quello che era l'aspetto manutenzione appunto delle poche sigillature diffuse intorno al camper. Altro grossissimo punto di forza di questo mezzo è lo stivaggio. Abbiamo una capacità di stivaggio veramente elevatissima, perché il camper è dotato tutto intorno, vi ripeto, fate sempre riferimento ai primi due camper tour, parte 1 e parte 2, in cui si vede tutto meglio, però ha delle capacità di stivaggio esterne immensa, un bagagliaio gigantesco, ha tutta una serie di gavoni esterni ampi e internamente anche qui in questo caso è pieno di pensi, è veramente pieno, ha delle capacità di stivaggio immense. E naturalmente questo per noi era un punto molto a favore, sapevamo che saremmo stati per tanto tempo in giro, sapevamo che volevamo anche stare comodi, perché c'è gente che diversamente da noi viaggia in 2 metri quadri di furgone senza stivaggio e sta benissimo, ma nel nostro caso sapevamo che volevamo stare comodi, sapevamo che ci saremmo voluti portare al seguito tanta roba e da comodisti, e per cui per noi questo ha rappresentato davvero veramente un punto molto importante. Altro punto di forza, anche questo un po' sulla stessa stregua del vicinautico, che anche lì è un qualcosa che ormai si ritrova soltanto sui camper vecchi, non li montano più di fatto sui camper nuovi, ormai vengono ricercate altre soluzioni, però mi riferisco al bombolone. Anche questa è una cosa che per alcuni camperisti potrebbe essere vista negativamente, però ha rappresentato un grandissimo punto di forza fino adesso, con alcune limitazioni in base a dove ci siamo trovati a viaggiare, però ha rappresentato un grandissimo punto di forza, perché essendo equipaggiati con un frigo trivalente, che vedremo se nel prossimissimo futuro sostituiremo o meno,
e tutte le altre utenze a gas, avere un bombone del gas di 40 litri nel nostro caso ha rappresentato fino ad oggi una grande risorsa, perché anche in questo caso ci ha sempre garantito davvero una lunghissima autonomia. E cosa non da poco, ricaricare un bombolone a GPL costa molto molto meno rispetto a ricaricare o a cambiare le classiche bombole a gas in dotazione nei camper. Senza dimenticarci che se invece si decide di optare per esempio per utenze a gasolio, vedesi il riscaldamento, in quel caso è chiaro che i consumi in termini economici saranno più elevati, perché riscaldarsi con il gas, col costo che ha il gas oggi e con i consumi che hanno normalmente le stufe a gas, adesso indipendentemente dalla marca e dalla tipologia, ovviamente ha un costo inferiore rispetto a chi utilizza un riscaldatore a gasolio. L'ultimo punto di forza che alla fine ci ha spinto a scegliere questo mezzo era la meccanica. Parlando appunto di un mezzo di quasi 30 anni, abbiamo a che fare con una meccanica decisamente robusta. Parliamo di un Iveco Daily, ripeto, il solito motore Sofim 81-40-47, il 2.5 TDI con intercooler a 116 cavalli. Una meccanica non recentissima, ma una meccanica molto robusta, soprattutto una meccanica semplice. Meccanica semplice che, se ci avete seguito dalla partenza, dall'inizio del nostro viaggio, ci ha permesso in più occasioni di sbrigarcela da soli, perché ogni volta che si è presentato un problema si è sempre trattato di un problema risolvibile senza l'ausilio di macchinari, macchine, aggeggini elettronici strani. Quindi questo per noi ha rappresentato veramente un grandissimo punto di forza. Ma iniziamo a guardare i punti deboli di questo camper. Il primo fra tutti è il consumo di carburante. Facciamo circa 8 km al litro, che paragonato a van più recenti o a camper più recenti sicuramente è molto inferiore, però paragonato comunque a camper della stessa categoria, della stessa annata, non è così eccessivo. Certo è che però se lo mettete a paragone con un'autovettura moderna, il paragone non regge. Un altro punto a sfavore grandissimo sono i freni. In questo camper sono installati posteriormente dei freni a tamburo, che non sono per niente adatti alla tipologia e al peso di questo camper. Quindi posso garantire assolutamente, soprattutto se ci avete seguito lo sapete, che in discesa questo camper ci dà tantissimi problemi. Non frena. Ecco, semplicemente non frena. Non frena e conseguentemente io mi terrorizzo. C'è anche capitato che si rompessero, si surriscaldassero i freni, però vabbè, questa è un'altra storia, il pedale è andato giù e da lì la mia paura si è triplicata. Diciamo che per frenare questo camper dobbiamo utilizzare delle accortezze diverse, dei paracadute come il freno motore, però anche il freno motore a me mette molta ansia perché i giri vanno molto su, quindi si sente molto rumore in cellula. Insomma, i freni sono un grosso problema di questo camper. Io comunque mi riferivo a un paracadute reale. Ah. Magari, cioè, sarebbe bello. E a tal proposito mi inserisco un attimo, nonostante noi ci abbiamo già iniziato a muoverci in tal senso, però vogliamo fare un annuncio a tutte le persone che vedranno questo video e che in generale ci seguono. Una richiesta. Perché sì, una richiesta d'aiuto, ecco, chiamiamolo così, perché a breve al nostro rientro in Italia, che avverrà tra fine agosto e settembre, abbiamo intenzione di modificare l'impianto frenante del nostro mezzo, andando a sostituire il ponte posteriore attuale, che ripeto è quello di un Daily 3512, quindi con freni a tamburo, sostituendolo con un mezzo, sempre con un Daily, con un ponte più recente, quindi parliamo dal 99 in poi, compatibile e che ovviamente quindi in questo caso sarà dotato di freni a disco. Questo è il primo tipo di modifica che vorremmo fare, al quale vorremmo aggiungere anche la sostituzione dei mozzi, dei dischi, delle pinze anteriori, sempre prendendoli da un mezzo Daily compatibile più recente, ripeto sempre più recente rispetto al 99, e se ci va, ci avanza ancora tempo e si ha ancora voglia, sostituire anche la pompa dei freni, anche qui in questo caso magari con un 35 C13 o qualcosa di più recente, comunque sempre compatibile con le dovute azioni di customizzazione. E questo genere di interventi vorremmo farlo appunto al nostro rientro, perché ci siamo accorti che abbiamo troppo fatica a frenare. Mi sono accorto che mi scoccio troppo quando lei va giustamente in ansia perché il camper non frena. Ci siamo accorti che è arrivato il momento di pimpare un po', da questo punto di vista, che forse è il più importante perché afferisce la sicurezza, il nostro camper. Tutto questo per dirvi cosa? Quindi che se voi stessi avete esperienza, lo avete già fatto o sapete indicarci chi
veramente però è in grado di apportare queste modifiche, chi davvero è in grado di farlo, ditecelo, scrivetecelo nei commenti, consigliatecelo. Sapete che noi al nostro rientro per qualche settimanina graviteremo in zona Veneto, quindi a maggior ragione se conoscete voi stessi, siete di quelle parti, fatecelo sapere, perché è sicuramente uno di quegli interventi che vorremmo fare. Grazie! Un altro contro di questo camper è che è perfetto per due persone. Se si comincia ad essere una famiglia con un figlio, comincia a diventare un po' scomodo, perché è vero che abbiamo un divano che si trasforma in letto, però comunque le aree non sarebbero separate e ogni sera bisognerebbe trasformare il divanetto in un lettino per un bambino. Quindi la soluzione più comoda quando ci sarà una famiglia sarebbe quella di avere le due aree notte separate con dei letti già pronti per entrambi. Ma prima di concludere questo video vorremmo rispondere anche a un'altra domanda: perché non vi siete presi un camper nuovo? Partiamo intanto subito dicendo, credo che tu concorderai al 100%, i costi. È chiaro che, ragazzi, un camper nuovo ha dei costi diversi da un camper usato. Questo camper lo abbiamo pagato relativamente poco per il tipo di prodotto che poi abbiamo acquistato, però posso garantire che nulla a che vedere, ma veramente lontana anni luce dal costo di un camper nuovo o usato, ma comunque di anni recenti. Un altro motivo per cui sì, un camper di quasi 30 anni per noi e non un camper nuovo era la meccanica. L'abbiamo già accennato prima, la meccanica di questo mezzo è eccezionale, è una meccanica molto versatile, molto performante, insomma è una meccanica alla quale ci siamo affezionati e che rimpiangeremo in questo momento, sì, con quella di un camper nuovo. E poi comunque a noi personalmente i camper nuovi non piacciono, quindi la scelta è ricaduta su questo. Soprattutto per quello, a parte i soldi che vabbè erano un fattore importante, però non avremmo comunque mai scelto un camper nuovo. Ah, poi questa è l'impressione nostra di oggi. Nulla vieta in futuro di cambiare idea, lo si fa spesso nella vita su tantissime cose, ma in questo momento purtroppo ci tocca dire che a noi i camper nuovi non piacciono. Perché lo cambieresti con un camper nuovo? No, però sai, non si sa mai, magari, io non so, ci scrive... no? Vabbè. A noi non piacciono. E poi nei camper nuovi, con gli spazi abitativi, e poi questa cosa non è assolutamente vera per tutti, anzi, però nella stragrande maggioranza dei casi ci siamo accorti che gli spazi abitativi all'interno non sono ben distribuiti come i camper vecchi. Chi possiede un camper vecchio sono sicuro che ci darà ragione, chi possiede un camper nuovo magari no, magari sì, si è posseduto un camper vecchio, però normalmente ci siamo accorti che gli spazi abitativi non sono più fatti, questa è la nostra opinione, per vivere all'interno di un camper. Sono pieni di spazi di stivaggio, garage giganteschi, enormi, tutto però a volte purtroppo a discapito di quella che è la vivibilità interna. Senza dimenticarci anche degli arredi, cioè la qualità degli arredi, parlo proprio del legno di questo camper, vero che erano camper artigianali, per l'epoca erano anche camper di lusso, ha nulla a che vedere con la qualità degli arredi, purtroppo, dei camper di oggi. Ma quindi, anzi, questa domanda la faccio a lei, questo camper lo cambieresti mai con un camper più recente? Assolutamente no. Non esiste. No, non esiste. Quindi siamo d'accordo entrambi, sì, visto che io sono particolarmente innamorato di anche questo io mezzo. Quindi non lo cambierei mai per un camper più recente. Non lo cambieremo mai questo camper. No. Mai, giusto? Dipende, sai per cosa lo cambierei? Ah sì, lo so. Io, e anche tu comunque, dai, siamo un po' allineati anche su questo, lo cambierei solo per un truck, per un camion camperizzato. Quello è il mio grande sogno nel cassetto che sto visualizzando, quindi questo camper lo cambierei solo ed esclusivamente per un camper su base camion, è il mio sogno. Certo, poi oltre a visualizzare il truck dovremo anche visualizzare come trivellare il terreno per ricavarci il petrolio, raffinarlo e farlo diventare gasolio. Questo è un altro discorso. Però sì, dai, non ci dispiacerebbe l'idea di un truckino. Sì, l'unico mezzo per cui cambierei questo è un camion. Però ecco, senza fuorviare le idee, siamo troppo innamorati di questo mezzo, quindi sì, per il momento neanche ci sfiora l'idea, però sapete, nella vita Sognare va bene, no? E poi non costa nulla. Esatto. Tranne il gasolio. Quindi il video di oggi termina con questo sogno e noi ci rivediamo al prossimo video. Allora. Ciao.